Allora ragazzi, oggi è il giorno ufficiale dell'uscita di F1 2016. Sto facendo questo video un po' di prova prima di iniziare magari la carriera e tutto quanto. Tra l'altro voi lo vedete sabato, eccezionalmente. Di solito sapete che io di sabato e di domenica non carico video perché non mi riesco ad organizzare altrimenti. Però adesso facciamo un piccolo rush su F1 2016 per capire un po'. Per capire un po' che auto usare nella carriera, se fosse possibile utilizzarla. Io sono indeciso tra la Renault e la Haas. Sono due, diciamo, auto piccole che mi ispirano. Poi non lo so se si possa scegliere così liberamente la squadra in realtà, ragazzi. Io non ho mai fatto una carriera su un gioco di F1 in generale, qualsiasi esso sia. Non sono navigato ed esperto come ad esempio Amos, per gli amici, su Till 69 Fu. Il Fu su Till 69, tipo il Fu Mattia Pascal. Lui è un grande, è bravo, ha occhi chiusi, gioca a sti giochi. Tra l'altro complimenti per l'orologio alimentato ad ozono, perché il gioco esce il 19 e lui il 19 c'ha già 5 video caricati sul canale. Fantastico quel ragazzo, lo ringrazio tanto tra l'altro, perché ogni volta che parla di me parla troppo bene. Ci tengo a dirgli che anche se io non parlo tanto degli altri, lo seguo, ho imparato tantissimo da lui su questo gioco, cioè nel senso su quello precedente, in realtà questo mo è uscito. Perché comunque io adoro la Formula 1, ma il gioco non mi ha mai appassionato tantissimo. Lo trovo meno entusiasmante dei giochi di moto, benché però sia fatto molto meglio a livello di realismo eccetera. Adesso resta da capire quali siano le differenze con quello dell'anno scorso, perché insomma c'è qualcuno che ha detto aiuto, i grandi cambiamenti, ammazza, ma che è? Ma sto volante è regolato bene? Sì, l'ho regolato prima. Vabbè, dai, sono un po' distratto, un po' freddo anche, assolutamente, ragazzi. Io sinceramente sarei più per la Renault, comunque, così a dirvelo su due piedi. Ah, vi voglio dire una cosa spettacolare, che qua hanno messo le visuali. Vabbè, fanculo adesso il giro, lo stiamo provando, giusto? Questa qua sarebbe la mia visuale, quella probabilmente che rimarrà la mia preferita. Ma mi piace tanto il fatto che quest'anno abbiano aggiunto la possibilità di modificarsi le visuali, perché vedete, questa inquadratura non è l'inquadratura classica che a me fa schifo, lo dico, mi fa schifo la visuale quella da sopra il casco che sembra di guidare in camion, perché te la butta troppo giù in verticale. Bella questa, ci siamo distrutti proprio. Magari ve la faccio vedere intera la macchina, no? Se parlo di... sto guidando male, ragazzi, ma perché ci tengo più che altro a parlare un attimo con voi. Mi piace tanto questa regolazione della visuale, perché ci siamo abbassati, siamo più o meno quanto più possibile all'altezza casco. Mi piace il campo visivo, mi piace l'angolazione, mi piace che si vedano le fiancate. Mi ricorda molto, e potete andare a recuperare il video per verificare che io lo abbia detto, la visuale che c'è in Assetto Corsa per la F1, la Ferrari del 2001 era, o del 2002. Che insomma io avevo detto sì, peccato che in F1 2015 non ci sia questa angolazione, perché sarebbe fighissima. E invece mi hanno ascoltato e in F1 2016 si può fare finalmente questa angolazione, che mi piace molto di più di quella tradizionale che ti fa vedere soltanto le ruote e il muso. Resta un solo problemino, cioè che gli specchietti sono un po' piccoli, un po' lontani, perché io li uso molto, io non mi giro indietro in questo gioco, perché dovrei far così, non mi viene molto naturale col volante in mano girarmi indietro. Però effettivamente sono utilizzabili, anche se sono un po' più lontani dell'altra visuale. Sono contento, ragazzi. Anzi, guardate, vi faccio vedere, visto che tanto non abbiamo nessuno scopo particolare qua. Qui si va in preferenze, impostazioni grafiche. Mi sono visto un po'... state vedendo il gioco su PC con impostazioni massime. Se volete dare una valutazione grafica che vada un pochino oltre le console, nonostante poi YouTube distrugga i video. Allora, opzioni telecamera, guardate, vi faccio vedere, campo visivo è normale, offset orizzontale è tirato indietro, non tutto con questa asse, perché sennò compare, vi faccio vedere, guardate, ecco, vedete, ci sono delle linee che buggano, e quindi ho dovuto tirarle un po' avanti. Con la Renault non succede, e forse userò la Renault proprio per quello, perché mi piace ancora un po' più indietro. L'angolo è a zero, che va bene. Qua il piano di taglio anteriore, se ve lo chiedeste, sapete cos'è? È proprio lo sbaggamento. Ecco, vedete, adesso io sono molto indietro, compare la punta della Formula 1 lì buggata, messa male. Ma se io taglio le cose in primo piano, puff, mi diventa la visuale pulita. Angolazione specchietto, sì, l'ho messo io a 40 in modo che si veda dietro bene, perché comunque anche se sono piccoli un po' li voglio usare. Questo è quanto per la visuale. È una cosa a cui ci tengo, perché qualcuno
con F1 2015 mi diceva: Numa, la visuale dall'interno è brutta. Io non capisco come si faccia a definire una visuale più realistica possibile brutta, ma questo è un altro discorso. Però è un punto chiave, quindi forse, anzi direi di sì, con questa possibilità possiamo finalmente accontentare anche i più rompicoglioni a utilizzare la visuale così da fuori, però regolata ad hoc, in questa maniera qui, che mi piace molto di più. Tra l'altro mi dà anche l'idea delle fiancate della macchina, che non è una brutta cosa. Poi che cosa c'è da dire di nuovo di questo gioco, così che si... ma c'era... hanno fatto come Valentino Rossi The Game, che c'è il dosaggio del gas e del freno lì a destra, cosa molto importante per chi non utilizza il traction control. Tra l'altro, a tal proposito, io vi voglio dire una cosa importante. Nelle impostazioni del volante ho alzato assolutamente la linearità dei due pedali, cioè del freno e dell'acceleratore. Perché? Perché in questa maniera sono più modulabili. Diciamo che con l'impostazione a default, con 3/4 di acceleratore e 3/4 di freno, si frenava già al massimo, e questo portava o al bloccaggio in frenata o allo sbarellamento in accelerazione. Invece con la linearità alzata, solo quella, non ho modificato altro, c'è più controllo, riesco a gestire la macchina meglio. Io che non sono un fenomeno, vi ripeto, come Amos, a gestire la macchina meglio in uscita e in frenata, perché il pedale richiede più modulazione in questa maniera. Dunque, appena mettete il piede sul pedalone, appunto, la macchina non va subito a frenare al massimo o accelerare al massimo, e lo potete vedere lì da destra quanto in realtà si muova a scatti precisi l'acceleratore e il freno. Sale in maniera molto progressiva. Prima non ci riuscivo a fare queste cose, non mi veniva proprio, perché in pratica acceleravo e frenavo troppo facilmente al massimo, cioè dovevo proprio stare attentissimo. Adesso mi viene più naturale. Ecco, è un come dire, un dosaggio più naturale, mi trovo di più come se fossi nella mia macchina, tipo, che appunto quando uno ha la patente da diversi anni, poi i movimenti dei pedali eccetera gli vengono naturali, giusto? Non deve pensarci. Quindi io ho cercato un setting anche che mi permettesse di fare la stessa cosa anche nel gioco, cioè senza stare a pensare troppo: oddio, attenzione, adesso devo usare due fibre muscolari per premere il pedale. No, si fa nella maniera più naturale possibile, e quella opzione lì provatela, perché aiuta ad osare. Ah, ragazzi, una cosa importante che va detta per la carriera: questione pilota. Beh, come sapete, io di solito per fare il pilota custom mi affido a degli idoli indiscussi. Chiaramente per le moto si tratta di Valentino Rossi. Nurossi ci sta molto bene anche nella pronuncia. Con la Formula 1 avevo un po' di indecisione, ci sono tante idee, tante opzioni. Ad esempio c'era un Nusenna che poteva sbucare, però non mi piace come suona. Poi non andrei ad intaccare un'icona così tanto, cioè mi sentirei quasi irrispettoso, perché quando è morto Senna io avevo pochi anni, non, insomma, lasciamolo, pace all'anima sua. Mi sentirei di dare più un supporto ad esempio ad uno come Schumacher, che non se la passa tanto bene adesso, mi dispiace molto, però che perlomeno mi ha dato delle grandi emozioni, perché quando lui correva io ero un ragazzetto che seguiva molto la Ferrari. E poi mi piace l'idea di Schumacher, perché suona molto bene. E tra l'altro vedo che siamo d'accordo, perché negli ultimi giorni mi avete suggerito in tante persone lo stesso pilota, quindi potremmo dar vita ad un Numi, così, in onore di Schumi. Ve la dico adesso, perché comunque probabilmente mentre guardate sto video prova, così un po' a cazzo, un po' a chiacchiere, e magari io l'ho già iniziata a registrare la carriera, potrebbe essere, perché comunque bisogna darsi un po' da fare, perché tra l'altro io la settimana dal 27, ecco un'altra cosa che vi devo dire, non ci sarò. Proverò con tutto me stesso a lasciarvi qualche video, magari di quelli che vi piacciono di più, anche se non dovessero essere tutti i giorni come al solito, però non ci sono dal 27, vado al mare anch'io, insomma. Però ecco, per dire che adesso in questa settimana mi devo dare molto da fare con le registration, perché sennò poi vado un po' a fanculo, perché devo lasciarvi sia qualche video per quella settimana, ma poi quella settimana che non ci sono, manco quella settimana posso registrare per quella dopo. Quindi è un po' un casino, tocca organizzarsi. Non è la fine del mondo, ragazzi, io capisco che adesso ormai chi fa video su YouTube è come un obbligo di dover fare video sempre, 80.000 video al giorno. No, per me non è così, a me non me ne frega niente. L'unica cosa che mi dispiace è che poi voi magari, ecco, ci tenete, se state a casa volete vedere un video di Nurossi, che è il più figo motogpista di tutti, capisco che vi mancherebbe. Quindi va bene,
però appunto per questo vi ho detto che cercherò di fare qualche video di quelli che vi piacciono di più, proprio per volerlo fare per voi seriamente, perché se no, se fosse per me, io me ne sarei andato in vacanza, vaffanculo a tutti, tanto non è il mio canale, è abbastanza piccolo da non avere obblighi morali nei confronti di nessuno. Ma e voi fuori dalla pista, dai, su. Comunque Stas, no, non mi piace, preferisco la Renault, così a vedere. Avevo pensato anche alla Sauber, però la macchina gialla mi piace, è carina, poi è nuova, quella macchina gialla, la Sauber, è uguale a quella dell'anno scorso più o meno. Va bene, dai, proviamo a fare qualche metro di gara. Partiamo dal fondo perché ho saltato tutte le prove, non me ne frega niente, voglio solo fare qualche metro in gara con sta Renault, che credo sarà la nostra scelta, se possibile, vedere un po' come vanno gli avversari, se è come l'anno scorso, se è cambiato qualcosa. Tra l'altro immagino che questo volante stia per darmi la prima soddisfazione dell'anno, perché io posso fare così con la frizione, un po' come fanno quelli veri che hanno la leva lì dietro, e cosa che è possibile fare soltanto con questo volante ufficiale, perché ad esempio la corona originale del T300 RS non ha la leva basculante come questa, e quindi non si può fare. Sorpasso illecito su Nasr, ma porca puttana, però se non lo facevo illecito lo prendevo. Cominciamo con le belle regole, toh Nasr, basta. Pasta? Beh, ora anche il riso se vuoi, però volevo dire passa. Chi è qua? Palmer! Io sono Magnussen o Palmer? Oddio, mi ricordo. No, mi sa che sono Magnussen! Ma che sì? È stato lui? Tra l'altro c'è un annuvolamento incredibile, ma vabbè, dai. Vediamo un po' come si comportano sti ragazzi in pista, quello è l'obiettivo, non è che stiamo a correre. Poi ci vediamo direttamente con Numacher la prossima volta, credo con questa macchina. Sì, comunque c'è qualche differenza nella guida rispetto all'anno scorso. Oddio, sincero proprio. Però ecco, magari chi è bravo è bravo, quindi non io. Dai, va bene ragazzi, speriamo di tirar fuori qualcosa di bello da sto gioco. Adesso mi vado a preparare la carriera, vediamo come si imposta, se posso scegliere stare o no. Tiro fuori il nuovo talento Numacher, che sarà italiano, ma vabbè, ha un cognome con qualche origine tedesca. Ci vediamo ragazzi nel prossimo video, buon proseguimento di weekend. Questo era un sabato un po' speciale, visto che è uscito sto gioco, ma ci vedremo lunedì, ultima settimana che sarò qui a casa. Poi vabbè, e ovviamente dal 27 per tutta la settimana non ci sarò, ma poi torniamo subito la settimana dopo. Ciao ragazzi, fatemi sapere tutto quello che volete nei commenti, tutte le vostre impressioni se ne avete, se avete suggerimenti, se vi piace la storia di Numacher, che però purtroppo non potrà cambiare ora che me lo dite. Mi sono parcheggiato e mi ha squalificato. Perfetto! La verdad es que Marticuz se n'è andato contro mano, ha fregato tutti con la pelota.